profili super cavitanti per barche a foil. Vabbè, allora. Allora, che cosa un tuo professore? Uno dei miei professori, che in realtà ho avuto per un solo corso base, che però ho conosciuto, e i quali allievi mi hanno fatto il corso di CFD. I cui allievi, diciamo. Stefano Brizzolara ha studiato bene la questione dei profili supercavitanti. Primo, che cos'è la cavitazione? Esatto, cioè, la cavitazione, se ci avete seguito lo sapete già. Esatto, però, non ci avete seguito, maledetti. Per quelli che erano a casa malati quel giorno, la cavitazione arriva quando la depressione che si forma sul dorso del profilo, quindi sulla parte dove il flusso accelera, quindi la pressione diminuisce. Se la pressione diventa sufficientemente bassa, l'acqua bolle a temperatura ambiente, in sostanza, per cui l'acqua si evapora sul dorso del profilo, e fin quando la pressione sul dorso del profilo non ritorna a valori inferiori alla pressione di evaporazione dell'acqua stessa, sostanzialmente l'acqua si crea uno strato di vapore sopra il profilo stesso. Quindi sostanzialmente è un'ebollizione dovuta non alla temperatura, ma a una è come se l'acqua fosse tirata, sì, non so come dire, esatto, tirata, e quindi a quel punto lì diventa stadio gassoso, in esatto, sostanza, giusto? Esatto. Per cui si crea una bolla di gas sul profilo, che appunto per i profili normali che vengono usati normalmente è una bolla, per cui è una bolla che sta sul profilo, ingrassa il profilo sostanzialmente, e rischia di sia far separare il flusso alla fine della bolla, diciamo, sì. Sia espessisce in generale il profilo, per cui crea molto più, alla fine crea più attrito, più drag, più resistenza. Quindi è una bolla di vapore acqua. Quindi è una bolla di vapore acqua. Di vapore acqua. Esatto. Non di aria, ma di vapore acqua. Di vapore giusto? Acqua. Sì. Questo. Allora, questo qua è un fenomeno visto negativamente, praticamente da tutti i punti di vista, no? Ma, esatto. Ma. Esatto. Però se uno sa di essere in quella condizione lì, esistono, cioè si conoscono, diciamo, profili che funzionano bene in regime di cavitazione, cioè addirittura uno può sfruttare questa formazione del vapore acqueo e dico va bene, io sfrutto il fatto che ci sia il vapore acqueo e creo un sottile strato di vapore acqueo sopra il profilo. Questo allora, quando voi avete al timone, il timone inizia a cavitare, esatto. In effetti, se voi pensate, si alleggerisce a un certo punto. C'è un punto, esatto. Cioè pressione, a un certo punto si alleggerisce. Questo è un po' il fenomeno che viene sfruttato, no? Esatto, cioè ad un certo punto praticamente se noi facciamo sì che la bolla di cavitazione esploda o imploda, meglio, per cui ritorni al suo stato liquido al di fuori del profilo, a parte che ci sono anche delle questioni materiali, diciamo, perché una bolla che implode sopra il profilo danneggia fortemente il materiale, a parte questo, noi facciamo sì che praticamente creiamo uno strato di aria, cioè di un gas, di vapore acqueo, però è sempre un gas, diciamo, sì. Possiamo dire che sia aria, non è aria, sì. Di un gas tra il profilo e l'acqua. Questo che cosa vuol dire? Che la frizione, diciamo, che c'è tra le parti non è più frizione tra il profilo stesso e l'acqua, frizione tra profilo stesso e aria, che ovviamente vapore acqua, diciamo, sì, cioè. Vapore acqua o gas, che ovviamente è molto minore, e poi tra il gas e l'acqua, che comunque diciamo vanno alla stessa velocità, in verità, per cui c'è, diciamo, modifichiamo un po' tutto lo strato limite, cioè se includiamo anche lo strato di gas, modifichiamo lo strato limite. Questo che cosa significa? Che noi abbiamo molto meno drag, molto meno resistenza al profilo. Allora, chi è che ha usato questo? Si usa in vari campi, ma è stato usato per fare il record di velocità da Vestas Sea Rocket. Esatto. Che ha utilizzato un profilo di questo tipo qua, che stimolava, giusto, la, esatto, la cosa. Cioè, no. Oltretutto loro hanno sfruttato il fatto che questo profilo, cioè questo strato di gas, può essere o gas dovuto alla cavitazione, quindi
all'ebollizione dell'aria, oppure loro, siccome avevano un profilo semi-immerso, si sono risucchiati. Ebollizione dell'acqua? Quindi, sì. Oppure si sono... Sì, si sono risucchiati l'aria sul profilo, in sostanza, per cui hanno creato, sostanzialmente hanno creato un profilo ventilato. Un cuscinetto d'aria, stavolta. Quindi d'aria ed acqua, comunque misto. Quindi questi profili che stimolano la cavitazione, idealmente sono dei profili cuneiformi, no? Esatto. Sostanzialmente, invece di avere quello che noi siamo abituati a vedere, quindi un naso leggermente più spesso, un'uscita estremamente sottile, invece qua abbiamo un naso sottilissimo. Sottilissimo e un'uscita tagliata. Tagliata, secca. Vedrai le foto, ma è tagliata. Esatto. Questa, l'uscita tagliata, serve proprio per evitare che la pressione abbia un calo, diciamo, abbia un calo progressivo, e quindi che la bolla, diciamo, termini prima della fine del profilo. Quindi per portarsi poi alla cavitazione molto fuori del profilo. Esatto. Allora, quindi noi pensavamo adesso alla Coppa America, dopo questa splendida conferenza che c'è stato a Monte Carlo, eccetera. Pensavamo alla Coppa America e ci dicevamo: come faranno questi foil in Coppa America? Li faranno, visto che le barche si pensa che vadano molto forte, cioè quando si inizia a parlare di 45-50 nodi, il profilo, diciamo, migliore, esatto, è il cavitante, sfrutta questo fenomeno qua. Esatto. Per cui diciamo, in un contesto di una barca che comunque ha bisogno di fare, non è che ha 2 miglia per accelerare, cioè deve accelerare in un tempo e in uno spazio relativamente breve, però sarebbe bene che a un certo punto passasse da un, diciamo, da un andamento, diciamo, con flusso attaccato, tipico di un foil normale, che potrebbe essere di un moto, di una cosa, insomma, questi foil normalissimi. Sarebbe bello che invece a un certo punto iniziasse a cavitare. A cavitare, esatto. Ovviamente il problema dei profili super cavitanti, avendo un naso molto, hanno una forma particolare, per cui normalmente in regime subcavitazionale lavora male. Esatto, quindi switchare da uno all'altro. Switchare da uno all'altro, o a 45 nodi tiri un attimo sul braccio e cambi la cosa, però non mi sembra molto fattibile. Oppure, appunto, Brizzolara ha studiato questo profilo, che io ho, che noi abbiamo, insomma, la sensazione che si potrebbe vedere nell'America's Cup, che ha un buon funzionamento sia a regime subcavitazionale sia in regime cavitazionale. Inoltre è studiato apposta per avere una parte mobile dietro e una parte fissa davanti, per cui in una proporzione che rispetterebbe assolutamente le regole dell'America's Cup. Quindi questo profilo potrebbe, diciamo, a un certo punto lavorare in entrambi i regimi in maniera efficace. Quindi questa coda mobile articolata funzionerebbe come parte di un profilo subcavitazionale, quindi un profilo che lavora con un flusso attaccato, diciamo, giusto? Sì. Inizialmente, e a un certo punto invece diventerebbe neutro, quindi resterebbe quasi come fosse una coda neutra che non ha, che non ha fondamentalmente azione, nel momento in cui invece si vuole iniziare a lavorare con questo cuscinetto di vapore intorno al profilo. Attenzione che comunque non è una cosa, quello che stiamo dicendo può sembrare una stronzata, ma non lo è, però secondo noi invece non lo è affatto, perché comunque queste barche dovranno andare molto forte. Esatto, per esempio è probabile che uno dei limiti, diciamo, nella velocità degli AC72, quindi dei catamarani, fosse proprio questo, cioè ad un certo punto, se un profilo subcavitante va in regime di cavitazione, quindi comincia ad arrivare a cavitazione, la resistenza aumenta molto, per cui sostanzialmente è come se fosse un po' come il numero di Froude per le barche dislocanti. Raggiunge un limite di velocità. Un limite di velocità, per cui c'è l'insorgenza di un effetto che sostanzialmente ti mette una barriera che è molto difficile da superare. Quindi stiamo parlando di una sorta di, mi viene in mente adesso, di una planata al quadrato. Esatto. Cioè, è come se fosse una planata al quadrato, cioè una barca dislocante non riesce a superare la sua onda, c'è un po' questa barriera del numero un di foil onda. E un foil non riesce a superare, cioè fa fatica a superare il suo esatto. Ma infatti la forma di questo foil uniforme è simile alla forma degli scafi delle barche plananti, se ci pensi, che sono triangolari. Esatto. Quindi, insomma, vedete che le cose a volte si rincorrono. Però attenzione. Quindi, prima cosa su cui
è molto probabile che si lavori è questo aspetto della stimolazione della cavitazione a un certo punto utilizzando appunto la forma di questa coda, soprattutto la forma del naso d'entrata. Esatto. Quindi potremmo aspettarci delle entrate non come quelle che abbiamo visto adesso sul mule, sulle cose sono molto tradizionali, ma delle entrate molto molto sottili per sfruttare qualcosa. Come si chiama questo profilo? Si chiama SCSB, un profilo brevettato. Esatto. Appunto è stato studiato originariamente per un progetto a cui Brizzolara lavorava, mi ricordo, mentre ero io in università, che era una barca di superficie, un veicolo di superficie militare che potesse fare 120 nodi. Esatto, quindi questa per cui era sicuramente in regime di supercavitazione. Esatto. E poi un altro aspetto su cui si potrebbe lavorare è stimolare appunto la ventilazione. Quindi l'aria, ne parlavi prima, diciamo, col fatto che tu puoi lavorare un po' sui profili di ingresso ed uscita del braccio, che peraltro è fornito standard, diciamo. L'uscita forse solo del braccio, scusa, però c'è, cioè, diciamo, una parte del braccio del canting foil è a discrezione dei concorrenti, per cui i concorrenti possono fare come vogliono. Profilo d'uscita e poi dopo dove c'è l'attacco, c'è proprio tutto un punto dove c'è l'attacco della cosa, da cui invece hai molta libertà di azione, puoi proprio creare. Perché puoi mettere un po' di sistemi per la movimentazione, per le cose, però nulla proibisce, non si possono fare pompe, diciamo, che risucchiano l'aria giù, ovviamente, però nulla proibisce di usare il principio che è quello dello svuotatore, no? Cioè, certo. Se noi apriamo un varco sul foil arm e mettiamo dei buchi sui foil, di fatto creiamo un passaggio che ha una certa velocità grazie proprio alla depressione che si crea sul foil. Si tira giù l'aria e ad un certo punto noi cominciamo a ventilare proprio il profilo. Questo ci permette di avere un regime, diciamo, simile a quello della supercavitazione, quindi con una bolla d'aria, in questo caso che è veramente aria perché è aria che abbiamo succhiato da sopra, con una bolla d'aria sul dorso del profilo, e quindi un rapporto, diciamo, L su D, quindi lift su drag, quindi portanza su resistenza molto alto, quindi tanta portanza con meno resistenza. Insomma, quindi diciamo molto 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 interessante questa strada qua. Quando dicevamo, mi sembra l'altro ieri, che c'è la possibilità anche per un sindacato tra virgolette povero, lavorando solo sui foil sostanzialmente, facendo una barca del tutto standard, lavorando solo sui foil, di fare una grande differenza, dicevamo qualcosa del genere. Cioè qua se si va a lavorare su queste velocità qua, inizia la possibilità di interpretare, e lì puoi importare alcune cose che sono state fatte già in Formula 1. Cioè in Formula 1 l'aria viene fatta passare in tutti i modi, no? Esatto. Sono sperimentati un sacco di sistemi per far passare l'aria da tutte le parti, per creare poi mi viene in mente dall'altra parte questo sindacato di cui si parla, olandese, che insomma lì dal punto di vista di l'industria aeronautica sono piuttosto avanzati, per cui qualcosa di queste cose ne sanno. Sì, qualche cosa ne sanno, e poi chissà che non sia proprio Vestas a sponsorizzare questo fantomatico sindacato olandese, perché alla fine insomma è una company tedesca, d'origine danese, insomma, che però potrebbe, viste le ultime non fortunatissime esperienze, potrebbe decidere di andare a scuola anche con di andare a scuola. No, poveretto, insomma, veramente un po' molta sfiga. Però insomma, comunque loro hanno lavorato appunto con questo Sea Rocket, proprio su questo tipo di concetto, per cui non sarebbe una cosa impensabile che comunque qualcuno del gruppo che ha lavorato intorno a Sea Rocket sia coinvolto in questa faccenda, visto che presumibilmente non è stata ancora presa da nessun altro sindacato. Poi, bisogna anche dire, giusto per allungare ancora un po' il video, bisogna anche dire che questa cosa è più difficilmente sperimentabile in scala, cioè i team che hanno fatto i modelli, diciamo le barche piccole, è difficile che riescano a portare
in scala questo tipo di foil, per cui è possibile che si debbano allenare di fatto con dei foil subcavitanti, come stanno facendo, sembra, e poi invece magari stiano preparando per il barcone, per la barca vera, dei foil invece diversi, diciamo. Esatto. Ci sono, insomma, se ne possono fare parecchi foil, per cui verranno fatte molte prove, però insomma c'è possibilità di fare, di inventarsi qualcosa. Sicuro. Assolutamente. Per cui fatevi avanti, ragazzi. Subcavitate, supercavitate. Supercavitate. Ciao, buona giornata. Ciao.